you make will shine on our soul. Sending out to the universe that hope is on its way. Now's the time to open our eyes and realize that we are all parts today. I Saverio Paiellas. E quindi parte la musica. Allora, buonasera a tutti, dicevamo. Questa in teoria sembrerebbe un'altra puntata di Rewind, ma appunto in realtà Rewind è solo il nome di riferimento. Siamo tornati indietro, no? Cioè, nel senso. Siamo tornati indietro, no? Siamo da bene Rewind, ma non è allora, Rewind. Esatto. O è un Rewind Part 2, oppure è i Paiellas. Esatto, i Paiellas. Oggi siamo i Paiellas. O un B-side di Nerdology. Esatto. Un B-side di Nerdology. Questo mix totale, capito? Totale, sì, un casino. Praticamente. E per la prima volta qui dagli studi di Radio Passeggiata c'è anche Dario Strinati. Dario Strinati. Buonasera. Esatto, eccolo là. Esatto. Lì, bene, lì allora assieme. Ci sono, a parte non sappiamo bene di cosa parleremo, andremo sì, a ruota sì, andremo libera. A ruota, vi daremo aggiornamenti dal mondo del caos. Dal mondo del caos, questa è bellissima. Ecco. Ok, avevamo letto una cosina. Sì, allora, interessante. Prima di tutto presentiamoci, quindi esatto, Emanuele, io sono Emanuele Cordeschi Bordera, Lorenzo da Mario. Io sto qua da due ore. Che chi ha seguito ormai conosce, cioè, in realtà ci conoscono benissimo, no?
come conoscono anche Dario Strinati. E io Dario Strinati, salve esatto. a tutti. Che è una delle figure di riferimento della ternanità. grazie. Della ternitudine. Tanto musicale quanto, non lo so, così sociale, diciamo. Esatto, folcloristica. Bellissimo. Allora. No, vabbè, ma sicuramente l'avrete visto suonare, non con questi baffi, perché questi sono una novità. Solo una per Radio Passeggiata. Esatto, proprio il lancio ufficiale dei baffi di Strinati su Radio Passeggiata. Detto questo, partiamo subito con la prima notizia. Partiamo subito a palla, okay. Virgin Radio, okay. Led Zeppelin, Jason Bonham rivela: Jimmy Page mi offrì della cocaina quando avevo 16 anni. Pensate, capito? Questi musicisti drogati, no? Perché prima erano solo i rocchettari, diciamo. Esatto. Invece... A tal proposito, infatti, io ricorderei le parole di Richard Benson, che è un saggio, perché lui dice le cose, le storie vere. Esatto. No? Che ha detto che aveva ragione Eric Clapton quando andò in America. E disse che c'era molta più droga nel mondo degli uomini d'affari, uomini d'affari, citazione testuale, che nel mondo del rock. E fonetica. E questo, citazione fonetica. Sì, sì, a tutto tondo. E questo è vero. Alza il volume, alza il volume. Attenzione che qua adesso c'è una citazione audio che non si sente. Non però. Si sente però. No, non si sente. Allora c'ha ragione quello che dice. Allora, infatti, ripeti la non te. Non si sente. Ripeti la te. Ma non si può dire, dai. No, meglio di no, meglio di no. Meglio, è il destino. Però aspetta, no. C'è un collegamento con Mentana anche qui. Ah, sì, Buonasera! Riesci a trascinarlo? Proviamo. È bellissimo. Scoprono cose fantastiche. Esatto. Se lo metti a punto schermo, però se lo metti a punto schermo. Com'è? E noi che comunque compariamo lì dietro. Esatto. Già ci sta chiamando la redazione di La 7 per denunciarci sui diritti visivi, d'immagine, sia nel canale che. Trasmissione non sta esistendo. Ok, finisce. Bene, questo adesso ovviamente questo censura, scatta la censura, questo non si può. Bene. Che altre notizie? E poi tu che sei, diciamo, esperto di Led Zeppelin, suonatore di Led Zeppelin. È vero, ma infatti si vede che hai fatto uso di droga pesante. Certo, esattamente. Parliamo a questo punto anche un po' approfondendo. Prima dicevamo di Dario, no? Che è anche musicista e praticamente sta dovunque, no? È una delle figure di riferimento. E poi parli tu, capito? Parla lui. Perché sta dovunque? Quindi adesso ricapitolando. Ce la giochiamo. In quali gruppi stai? Cioè, com'è la situazione? La situazione attuale è variegata. Ok. Abbiamo un gruppo di cui fa parte, compare qui alla mia destra, Lorenzo. E forse qualcuno che ti somiglia tempo fa faceva parte di questo gruppo, che si chiamano Prisoners of Dreams. Ci ha avuto anche un dubbio. E tributo agli Iron Maiden da ormai quasi, oggi siamo al 11 di aprile. Sì. Il 17 saranno 9 anni. 9 anni. E sono passati 31 anni da Seven Son. Esatto, e oggi sono 31 anni all'uscita di Seven Son, che è uno dei dischi più importanti di riferimento degli Iron Maiden. Qualcuno dice che
sono finiti con quel disco, ma non entriamo in questo no, discorso, quello non è vero, dopo... assolutamente, diciamo è finita una fase, quello esatto. Sì, cioè dopo ne sono iniziate altre, esatto. Insomma, no? E con i Prisoners stiamo un po' sì, arricchendo le date del nostro calendario live. Si finisce poco... sempre per parlare di Iron Maiden con esatto. Dario Strinati, quindi se siete dei fan degli Iron Maiden, contattatelo. Certo, ovviamente. Poi che ci abbiamo? Tributo a Battisti, Supermaster Band, di cui fa parte qualcuno qua alla mia sinistra. Esatto. E se seguite la pagina Facebook sicuramente sarete aggiornati su tutte le nuove date che certo. Ci sono anche a breve, una sabato, breve. Sabato da qua prossimo. A Sparta, esatto. E in formato acustico, dove io non ci sarò solamente a mangiare hamburger e bere birra mentre i compari qua fanno il resto certo, del lavoro. Allora a sto punto pure io sto con i Suoni Band, quindi se volete informatevi sulle date sulla nostra pagina Facebook. È vero. E poi e niente. Gli Eldar di cui fanno parte disco nuovo, di cui facciamo parte tutti, però. Di cui il disco anche nuovo è atteso da diverso tempo ma sta arrivando. Pronto, no? Noi tra l'altro disco dei Gli Eldar sono i Tool di Terni come tempistiche proprio venerdì abbiamo suonato qui dentro io e Lorenzo, esatto. Ma c'era anche Dario, un altro dei componenti. Io dirigevo da fuori, esatto. E quindi lavoriamo a questo disco lentamente, arriveremo, insomma, faremo tutto, cioè, lentamente perché stiamo cercando il sound perfetto. Stiamo lavorando. Esattamente. La perfezione. Breaking news. Volevo fare pausa musicale e poi un'altra notizia bomba, quindi, però se vuoi Breaking news. Ce la teniamo adesso. Quotidiano.it scrive questa notizia. Sì. Buchi neri, Gianni Riotta fuori controllo davanti alla foto dallo spazio e ha detto proprio un bel ho aperto la notizia e ha detto proprio un bel sorriso. Quindi questo è il classico clickbait. Quindi ringraziamo bold, il Libero Quotidiano. Aspetta, la faccio vedere, non so se ci arresteranno per questo. Non si vede niente. Eccola qua. Buchi neri. Proprio un bel e in realtà ho aperto la notizia e scrive sorriso. Sì, ma bene, c'è una spiegazione. Vabbè, non c'è una spiegazione. No, non c'è una spiegazione razionale. Quasi dadaismo. È più facile capire i buchi neri piuttosto che... Sì, oppure ci entri in un buco nero dopo aver letto questa notizia. Quindi metterei Superman, no. Esatto. Sì, che mettiamo? No, Marillion. Certo, sì, andiamo a pescare un pezzo di Marillion. Marillion, non sapevo che te li conoscessi. Marillion. No, mi è uscito l'accento, ma non c'è. Marillion. Ma io conosco tanto. Lui conosce altri gruppi. Marillion sono il gruppo tributo ai Marillion. Adesso shut up. Andiamo a sentire questa Kaylee di Marillion. Misplaced Childhood è il nome del disco. Break your heart. Please excuse me, I never meant to break
Marillion con questa Kaylee e siete su Radio Passeggiata. Allora, a questo punto lasciamo di nuovo lo spazio a Lorenzo Damario e il suo spazio informativo. Ci colleghiamo con il notiziario. Allora, dopo 16 anni la verità... Siamo in fascia protetta. Esatto. Esatto, quindi... Dopo 16 anni la verità sulla morte del boa di Cicciolina. Ah, beh, oh, ecco. Famoso questa... giro di boa. Questa... Esatto. È una metafora. Allora... Me ne va. Ma è peggio la notizia di quello che ho detto. Il boa di Cicciolina morì per un uso improprio fatto dalla pornostar. Hanno analizzato questo boa. Questo può voler dire varie cose. Perché... Ah, ok, ok. Cioè, è proprio specificato che... Non lo so, perché... Okay. No, allora... No, dovrei leggere la notizia, ma non ho voglia, ragazzi. Ma quindi... rimaniamo con la suspense. Per rimanere in argomento, parliamo della scoperta di ieri, no? Delle... Questa, buco per nero. Adesso... Ah, del buco nero. Ah, la scoperta del buco nero. Anzi, no, dell'orizzonte degli eventi. Degli eventi. Realtà, per non per è adesso vi nero. Mettiamo la curiosità, esatto. E poi dopo approfondiremo, insomma. Esattamente. Mettiamo un po' di pepe. Finalmente si è capito di che forma è fatta il buco nero. Sì. E non è una battuta. Non stiamo ridendo. Queste sono, sono basse. Ma perché tanto sto ridendo? A cambiare. Non vorrei ridere, pure sto ridendo. Non è una battuta. Okay. Però si è provata con quella foto che la relatività di Einstein, sì. Insomma, le leggi di Einstein chiaro, sono, di là di tutto, insomma, sì. Sono reali, cioè comunque sono reali. Era una profezia reale. Alla realtà. Sì, sì, sì. È una teoria reale.
riconferma il genio, insomma, no? Sì, della sì, sì. Ma sua poi intuizione. C'è stata tutta una procedura, diciamo, per sì, otto telescopi sì, in tutto il mondo. Poi sincronizzati in un certo modo, perché sì, in base a come girava la Terra, insomma, la rotazione della Terra. E poi dovevano anche trasferire la montagna di dati acquisiti attraverso proprio fisicamente con un aereo. Soprattutto esatto, per le zone più distanti. E poi erano tipo 6 terabytes di dati al giorno. Quindi certo, in totale sì, tipo una quantità di dati sì, 5, non mi ricordo, no, non so cosa viene da 6 terabyte. Sì. No, effettivamente devo dire che poi ho provato ad approfondire la cosa, però è chiaro che se uno non è non mastica completamente l'argomento, ferrato sul tema, cose vanno veramente oltre quello che puoi capire. Hanno provato a cantarlo questo buco nero, anche i Muse per esempio. Sì, ci sono delle profezie che sono state fatte anche a livello musicale, insomma, no? Esatto. Supermassive Black Hole The News. Chi non la conosce, però esatto, non andiamo sullo scontato magari, esatto, no? Noi invece andiamo a selezionare una cosa più particolare, però dove il Supermassive ci sta sempre, cambia però in italiano, esatto, cambia solo la lingua, insomma, no? Quindi questo Supermassive Black Hole, quindi diventa buco nero. Non era quello italiano, no, sbaglio, cosa? Un pezzo italiano ogni... no, non è, okay. Diventa buco nero super massiccio. Esatto. Certo. Esatto. Ma chissà cosa, ma poi ci siamo sempre chiesti, no? Cosa c'è oltre il buco nero? Esatto. Se veniamo schiacciati dalla supergravità, oppure c'è un altro mondo, un universo parallelo, oppure l'apertura di un wormhole, tutte queste cose qua, no? E c'è chi c'è stato oltre quel esatto, buco nero e l'ha raccontato e ha trovato anche lavoro. Attenzione. Ha trovato anche lavoro e ha testimoniato, è tornato tra virgolette, esatto, no? Per testimoniare cosa c'è oltre il buco nero. Esatto. Quindi io direi che siccome poi tutto questo è stato trasposto in canzone, allora andiamo a sentire appunto cosa c'è nello, e chi spazio, ce lo racconta? Nello spazio altro. Un amico, no? Elio, quello della pizza. Elio. L'amico Elio, esatto. L'amico Elio. Esatto, assolutamente. Con questa super massiccio qui su Radio Passeggiata. Vabbè. Una storia vera. una storia vera, esatto. C'è un enorme buco nero. Non ti ci puoi avvicinare, non ti ci puoi... Perché quello si mangia tutto, è un problema allucinante. Ma l'umanità non è mai stata informata e non lo sente come un pericolo incombente. La gente rimane indifferente. Non dico palle, è tutto vero. Sì, ma comunque ci lascia indifferenti. Però intanto il buco nero si è mangiato il mondo intero. Buco nero supermassiccio. Buco nero supermassiccio, dunque Wilson, il Nobel Wilson, continua ad accusare la NASA e questa volta non ha torto, avete sbagliato tutto, dice in effetti la crescita del buco nero invece che lenta e graduale si sta rivelando purtroppo rapidissima, quindi è possibile che a breve ci si ritrovi tutti quanti nel buco nero e profondo e potrebbe essere anche l'ultima edizione del nostro TG, l'ultima edizione dell'umanità. Il buco nero ci ha ingoiati e siamo stati risucchiati in un'altra dimensione nella quale siamo circondati dalle voci gigantesche provenienti dal futuro, che non amano la luce, preferiscono l'oscuro. Sono sempre alla ricerca di un uomo dalla cella forte. Ieri sera in discoteca ballando se ne sono accorte. E magari ce n'è una che ci sta. Benedetto il buco nero e le leggi di K.
che pleno. Tipo nero, super massiccio. Non dico valle, è tutto vero, simile. Pucci giganti ammantate di mistero. Mi hanno dato un buon lavoro e mi pagano anche in nero. Faccio il mignotto nel dancing delle pulci. Ultima curva, cosa sta facendo Buco Nero, ragazzi? Cosa sta facendo sto ragazzo? Sta cambiando il destino dell'umanità. Sembrava dovesse essere un dramma e invece sta diventando tutto divertentissimo. Siamo sul rettilineo dell'umanità, anche in discoteca. Il mignotto lavora e la pulce, la grande pulce ammantata di mistero, apprezza il lavoro del mignotto. Buco Nero c'è, Buco c'è, Nero c'è, Nero c'è. Puoi trovare lavoro. Non sai, ma quante cose che non sai. Qui fra le stelle faccio faville con le mie ascelle. NASA, chissà quando capirai che i tuoi cosmonauti sono troppo profumati. Dimmi adesso che farai. Mandi su uno scimpanzé. Scimpa, scimpa, scimpanzé. Pronto? Pronto, mamma? Ma no, no, no. Ma vedi che sto benissimo. Ma ho trovato un lavoro, lavoro all'Hollywood, lavoro in una discoteca di Milano bellissima, faccio butta. Ma no, che non prendo le pasticche, mamma, ma sei fuori? No, sto qua con un sacco di bella gente, ci sono quelli dell'Isola dei Famosi, c'è Brian Garrison, mamma! Mamma, non ti preoccupare, sono una caipirinha, stai tranquilla, alla grande bambina. E questo, diciamo che questo alla fine è un astante medio anche del bla bla bla, no? Che dice prendo solo una capirigna, invece poi ci da giù. No, non lo so. Esatto. Okay. Esatto. E questa quindi è la storia vera di tutti chi noi. È stato no. Oltre il buco nero, insomma, è entrato dentro e appunto ha trovato anche lavoro, insomma. Quindi sembra che di un disastro e invece è grande, grande cosa, insomma. Quindi buon per voi. Buon per lui. Allora, pagato io... tutto nero, come dice esatto. La canzone. È vero. Io ho un'altra breaking news, in realtà è di due giorni fa. Esatto. Perché quella di prima è rimasta sospesa adesso. Esatto. No, vabbè, comunque rullo di tamburi in 8 bit. Allora aspetta, mettiamo anche lo sfondo 8 bit. Ok, Microsoft ha finalmente, insomma, definitivamente staccato la spina a Windows XP. No. Windows XP distribuito dal 2001, insomma, adesso il glorioso XP non è più sostenuto da Microsoft. Ok, quindi e questa è la fine di un'era. Quindi è la fine di un'era, la fine XP. Di tanti. Di tanti problemi in meno con il sistema operativo. No, adesso ce ne stanno molti. La fine di tanti commercianti che ancora stanno Windows esatto. Installato. Ah, è vero. Però era meglio perché. Era meglio perché pensavo. Comunque, poco. Come si dice, meno c'è.
meno si rompe. Esatto, certo. Diceva un filosofo greco. Vabbè. E questa è una cosa che vogliamo lasciare anche a tutti i chitarristi. Soprattutto i chitarristi. Esatto, quindi quando fanno gli assoli, soprattutto. Soprattutto no? Loro sanno che meno c'è, meno si rompe. Esatto. E questa è una perla, una perla di pioggia da un paese dove non piove mai. Quindi ecco. Segnatevele queste perché queste sono solo per oggi. Di classe. Sarà il tatuaggio di qualcuno questa. Io parte. Continuo a cercare. Bene. Nel frattempo allora parliamo con Irene, caro Milionis. torniamo alla musica. Che si voleva comprare delle scarpe molto interessanti. Le ha già comprate. Il giorno stesso. Quindi lo sai che non puoi accusare Emanuele per altre cose. Infatti ho mantenuto anche una certa calma. Esatto. Ma è l'amplombo. Devo dire, scarpe molto sobrie. Ma perché ognuno poi ha quella... Delicatissime. Fate vedere, perché qui si può vedere, no? Cosa? Dobbiamo cercare. Una certa cosa, esatto. Voi parlate. Nel frattempo mettiamo lo sfondo primavera, allora. Okay. Ah, sì. Esatto. Bellissimo. Perché il problema è che ognuno poi ha quella serie di acquisti di cui un po' si vergogna, però in realtà nell'intimo sono quasi inevitabili, capito? E infatti una volta che l'hai fatti, che la roba ce l'hai lì, poi non te ne penti più, cioè dici alla fine ho fatto bene a farlo, capito? Beh sì, che cosa stai mettendo? Stavo dicendo cosa stai facendo? Delicatissima. Andata a cercare. Detto da me non è lo stesso. Comunque questo non è un incentivo a tutti a fare spese folli, insomma, però tanto tranquilli che le fanno loro per voi. Esatto. Quindi ci siamo noi che abbocchiamo a tutte le cose. Io sono appena andato a farne una e non me ne pento. E mannaggia a me che ho anche accompagnato. Esatto, a tratto con l'inganno. Esatto. Io almeno, ingenuo. Così, almeno per ora non me ne pento. Quindi vedremo col tempo. A proposito, parliamo anche di questa cosa. Sì. Del Record Store Day. Certo, verissimo. Perché sta per cominciare. Esatto. Comincia domani, no? Domani? Credo di sì. Credo di sì, no, in effetti c'ho il dubbio, non vorrei dire una scemenza. Vediamo. Quindi, Record Store Day, che ricordiamo esatto. Cos'è il Record Store Day. Record Store Day è la giornata mondiale dei negozi di dischi, no? Per incentivare un po' l'acquisto della musica tramite negozio, che è una cosa che si è andata perdendo sempre di più, allo stato attuale è proprio quasi completamente scomparsa, però appunto il valore del Record Store Day alla fine è un po' è un po' come, non lo so, il WWF che difende una specie, esatto, no? In via d'estinzione, quindi ha il suo valore, no? Importante. Tra l'altro per il Record Store Day non so se è un'iniziativa solo, perlomeno l'ho sentito in radio, insomma, adesso non dico quale radio per non fare pubblicità, mamma mia, come siamo corretti. Vabbè, lo diciamo, Radio Capital. Ok. Non so se solo lì si può fare oppure anche sul sito si può mandare, se volete, la foto, insomma, del vostro negozio di dischi di fiducia, insomma, e potete così incentivare anche la pubblicità per quel negozio, a far sì che poi come dire, venga seguito di più, insomma, no? E a proposito di vinili e musica, sì. E non so se è uscito qualcosa per il Record Store Day in particolare, ma siccome abbiamo qui una grandissima esperta di una certa band, chissà se c'è qualcosa che riguarda il film Bohemian Rhapsody. Il sospiro del dolore, il dolore, dolente, grande dolore. Un tasto dolente perché lei è una vera fan dei Queen, no? Io non voglio metterla sul piano, sei un vero fan, non ti piace. Però la metti sul personale, certo. Così però... vieni de botte. Dico solo che a chi piace non capisce niente. A me è piaciuto come film. Volano sassi. È stato il film biografico musicale che ha incassato di più nella storia del cinema. Quindi... Sì, ok. Quindi io sì, mi sedetti dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Alta frase da tatuarsi. Esatto. Ecco una notizia. Però c'è di buono almeno che un film come Bohemian Rhapsody, anche se magari, ok, sì,
poi si espone a tutti i limiti, no, possibili, però comunque ha il pregio di far conoscere magari, no, un certo gruppo, quindi Queen, un certo tipo di musica, cioè magari anche un po' la forza, sì, ma te li fa conoscere male. E quello è vero, però no, quello è vero, però diciamo magari comunque è un punto di partenza, no? Iniziare. Esatto, ah, certo, poi approfondisci, capito? Io però adesso voglio vedere se veramente fanno il sequel, come hanno detto. Ah, sì? Da quel punto di vista io spero di no. Sono proprio perché curiosa, quasi lo voglio vedere il sequel. Non lo so, io personalmente non l'ho visto ancora, ma perché, vabbè, io di mio poi quando una cosa è tanto sulla cresta dell'onda, poi magari preferisco dopo, insomma, vederla, no? Però credo che si fermi poi con fino al periodo Freddie Mercury, sì, insomma, sì, non beh, dopo. Sì, poi nemmeno copre tutto perché si chiude con il Live Aid. Vedo Lorenzo che mi stava guardando, sì, con qualche errorino a livello temporale, non di poco conto, alcune libertà creative forti. Quindi la parte 2 sarebbe dopo Freddie Mercury, praticamente. Sì, perché Roger Taylor e Brian May vogliono far credere di aver avuto una certa importanza dopo la morte di Freddie Mercury. Sì, non ma si infatti rassegnano a questa cosa. Vabbè, detta fra che noi, che campano sulla carcassa di Freddie Mercury da 30 anni. La tocca pianissimo. Detta fra noi, ma nemmeno troppo. Esatto, una cioè spintarella. Detta fra noi, ma nemmeno troppo, perché siamo, non lo so adesso quanti sono connessi, però nel senso, comunque avrebbero dovuto cambiare nome, no? No, sì, un po' come Joy Division, esatto, quando sono diventati New Order, esatto, comunque era sempre chiaro quella storia, però come chiaro a dire, qui però si è fermato un percorso importante, adesso andiamo, sì, avanti, ma seguendo, sì, no? Con un'altra identità, insomma. Ma infatti e lo dice anche Richard Band. Certo, no, ma vedi gruppo, come torna sempre. No, l'aveva già detto lui. Si dice che sul film magari il resto della band si sia un po', diciamo, ripulita, rispetto, okay, a, non so, che ne sì so, ai festini di Freddie Mercury, non avendolo visto, ad altre situazioni, insomma, nessuno era casto e puro. Scabroso. Invece si hanno voluto dare un po' l'idea che, insomma, era sì, Freddie, fosse la pecora pazzo nera. Esatto. Mm-hmm. Quando invece loro, no, Freddie. Non erano anni famosi per, certo, per andare a messa tutte le non cose, erano anni sobri, insomma. Esatto. Non era. Attenzione, sì, novità. Bomba, Lorenzo D'Amario. Sì. David le D'Amario News. Questa David è Assolo, okay. Star di Supercar e Baywatch. Vabbè, qui infatti servirebbe la sigla di Baywatch. Esatto, dovrebbe metterla. Sta finalmente incidendo un album metal con un collaboratore dei comunque di Axl Rose. Ok. Quindi Guns N' Roses. E ecco, certo, qui sarebbe da mandare il pezzo del film, come si chiama? Quale? Quello trash, mezzo Kung trash, Fury, Kung Fury. Ah, Kung Fury. Okay, aveva fatto la colonna sonora di Kung Fury, abbastanza trash. Noi non potremmo far sentire niente perché ovviamente abbassala ci sentiranno, però... Wow. Così. Allora, ci piace dare un assaggio e poi esatto, infatti non ti mette nemmeno la pulce, tempo, no? Come esatto, la discoteca delle pulci. Se lo volete sentire, super andate massimo dancing delle pulci. Grazie. Allora, però adesso è il mio consiglio, se lo volete sentire andatelo a sentire. Che ascoltate una radio per sentire roba, no? Assolutamente no, cioè, prendete spunto e poi andate, no? Esatto. Allora, adesso torniamo un attimo alla musica, con i Sonic Youth. Sì, per celebrare la condanna di Pillon. È vero, Pillon. A pagare sì, a risarcire sì, 30.000 euro all'Onfalos, esatto, associazione LGBT di Perugia. Come direbbero Perugia, cugini, and pochi, sì, no? Direbbero su. No, questa in effetti come dire è una bella notizia, no? Cioè quando la diffamazione alla diffamazione poi segue effettivamente una condanna che è, come dire, commisurata all'offesa, insomma, no? Quindi bene. E allora ci ascoltiamo Youth Against Fascism, esatto, e ce l'andiamo commemorare questa cosa ad ascoltare subito. Oh, yeah. Sonic Youth.
Pensavo di coglierti in castagna invece. Ma lei quando mai? Esatto, lei è sempre pronta, capisci? Non la freghi mai. Oh, allora mettiamo la musica, questo sottofondino. E non so se c'è un altro spazio da Mario News in questo momento. Purtroppo ancora non ho trovato niente. Si è prosciugato. La fonte inesauribile di news, ma sta selezionando, tornerà a breve, no? Tornerà veramente, veramente a breve. Esatto. Allora, quindi parlando di Mosca ancora, no? Tra l'altro, l'altro giorno, vabbè, abbiamo parlato anche di Lorenzo, insomma, però tu sei anche insegnante di chitarra, no? Diciamo, ci provo. Ok, ok. Attualmente sono tornato a essere allievo, ma non di chitarra, ma di canto. Di canto. Certo. Ci proviamo. Sì, bene, bene. Vabbè, attualmente io... ancora la fase, sono ancora in fase iniziale. Sperimentale, certo, sì. E quindi sto testando la voce, no? Come si dice, come diceva. Certo. E scoprendo cose che non... Ovviamente non sapevo, certo, che si possono scoprire solo studiando, perché ricordate, gli strumenti vanno studiati. È vero, sì. Essere autodidatti
va bene, no, fino a un certo punto. Arrivi a un punto. Quelli che hanno fatto strada erano pochi, come Jimi Hendrix. Lars Ulrich dei Metallica, però sì, ma Lars Ulrich che stiamo siamo borderline, siamo ecco siamo sull'opinabile andante, ma sì, ma io citerei anche non so un Syd Barrett per esempio, no? Infatti che penso vediamo il primo che ti viene in mente così comunque sì, così io se volete ogni sabato c'ho un corso di musica d'insieme presso All Music, okay, a Borgo Rivo. Borgo Rivo qui a Terni, lo, boh, sì, lo dico sì, per chi magari non sta a Terni. Sì, Va bene. C'è il maestro Damari. Hai visto mai? Se volete. Ma questa trasmissione servono, folle, non so che. Mi servono componenti per i gruppi, quindi okay, siete sempre ben accetti. E poi vabbè sì, le lezioni di chitarra. È certo, è certo. Okay. Breaking news. Attenzione. Questa è di ieri. È giornata allora, breaking news di ieri, ragazzi. Di ieri però. Cioè, breaking news però di ieri. Ok. Non vi preoccupate. Comunque, cancro, una bottiglia di vino fa male come 10 sigarette. Ma questo mi causa, cioè, sono 10 sigarette che fanno male come una bottiglia di vino o una bottiglia di vino che fanno male come 10 sigarette? Giusto, no, quello in effetti è da vedere perché non è. Se non è zuppa è pan bagnato. Esatto. Però il vino non c'ha l'aggravante della combustione. Non quindi è così chiaro. Esatto. Direi quindi che meglio il vino. Esatto. Sì, no, quello è vero. Ha le più brutte ti rende felice, no? Nel vino poi ci stanno i solfiti, cosa sono? Sì, ma sì, ma. Se andiamo a guardare quello che mangiamo, esatto, quello che respiriamo. Quello che respiriamo quindi poi a Terni. Ternobile. Sento questa musica, quasi quasi mi metto in kilt. Voglia di una birra con questa musica. Fai sentire la musica. Alziamo un po', facciamo sentire un po' di questa. Vai, spara, spara. Così proprio festa irlandese, capito? Esatto. Meravigliosa. 10 birre. Datemi la mia pinta di Guinness. A me, per esempio, la Guinness non piace. Non ti piace la Guinness? No, in realtà nemmeno a me. Non ho mai apprezzato le stout. Nemmeno sono sincero, a me più di tanto. Però è anche vero che quella che beviamo noi di solito non è la vera Guinness. Cioè, perlomeno questo ho sentito dire, insomma, poi non lo so. Io adoro le IPA. Le Indian IPA. Sì, è vero. Quelle sono una droga. È verissimo. Allora, a questo punto io direi scegli una canzone, pensa ad una canzone. Mentre vuoi parlare. Esatto, sì. Qui è tutto, no? Okay, esatto. Okay. Io intanto cerco un'altra breaking news. Visto che siete tutti musicisti, vogliamo aprire l'angolino, il gestore di Melma, per accensionare no? Cioè le storie, le vostre storie con i peggiori gestori di posti in cui avete cercato di suonare. Questa, mancano mancano tipo penso 8, che altre 3 ore non ce le danno di trasmissione. Esatto. Mancano 8 minuti alla fine della trasmissione, ma ne servirebbero fare almeno altri 156. Dovremmo dai, fare una trasmissione solo su questo, qualcosa però di rapido per chiudere con la polemica, non con la denuncia non lo sociale so. No, ce ne sono okay. Ce ne sono gestori attenti. State molto attenti, minaccia in diretta. Voi dovete stare attenti quando tutti ci incontrate per strada. Tutti tranne Simone Santocchia. Ammazzalo tutti tranne proprio una strage. E il direttore che adesso arriverà e ci dirà, esatto, che ci siamo dei paraculi praticamente. Però vabbè. Il mega direttore galattico. Quindi non vi sbottonate, nessuno che si sbottona. No, no, è che sto pensando perché poi è chiaro che ci sono talmente tante situazioni che spesso poi ecco il bello del cervello alla fine è un po' anche quello, no? Che spesso tante cose le rimuove e crea nuovi ricordi, capito? Quindi cioè come c'è questo processo di rimozione fantastico, poi dopo quando tornano in mente le cose è sempre una cosa traumatica, capito? Allora faccio un'altra domanda, il compenso più basso che vi abbiano mai offerto? Allora, non si dice no, si può zero, dire, si può dire o sì a o parte zero gratis. O zero. Forse a volte è più dignitoso gratis. Più basso
20 euro. 20, sì, 20. Ma in quanti? 20. E per che tipo di serata? Vabbè, no, non andiamo nel dettaglio, però in 5 eravamo tipo, una cosa così. Vabbè, ok. Siccome allora, sì, no, una cosa veramente allucinante. Per quello che poi uno ultima prima del pezzo finale. Allora. Ultima, 3 secondi. Allora, abbiamo andiamo? No, stavi finendo di dire. No, no, io ho fatto. Hai detto, sì. Mi sono sbilanciato. Allora, questa è una notizia di oggi, credo. Comunque, breaking news. Vive fino a 99 anni con gli organi invertiti senza saperlo. La scoperta solo dopo la morte. Ah. Praticamente ha convissuto per tutta la vita questa Rosemary con una patologia chiamata situs inversus con levocardia. Una probabilità su levocardia, qui abbiamo il medico. No, sicuramente no. È vero, il tecnico. Una probabilità su 50 milioni. Insomma. Questo vuol dire che non bisogna nascere fortunati, invece meglio ricchi. Non nascere. Meglio non nascere proprio. Vale a dire a quelli di Verona. Però intanto vabbè, qui è troppiamo un altro tastone. Un po' di bruciore allo stomaco, dice, però. Esatto. Allora, io ho scelto il pezzo, come indicato da Manuele, ho scegli un pezzo qua in chiusura. Esatto. Siccome li abbiamo nominati prima e c'è stato un momento di di divisione, qua di c'è stato un divisorio, ma è così, ma sempre è così. Sempre volendosi bene. Esatto. Cioè, ma io ce l'ho con te, ma no, Roger Taylor è bravo in me. Maledetti! Maledetti! Dice in diretta tipo qualcuno, maledetti! E annunci tu questi schifosi. Certo, allora, questi sono i Queen con Hammer to Fall. Yeah. E non so se chiudiamo qua la trasmissione, siamo arrivati al termine. Siamo arrivati adesso. Boh, siamo arrivati quasi alla fine. E quindi, allora, con questo pezzo vi salutiamo. Chiudiamo questa follia di trasmissione. Questa mucchiata improvvisata, ma prima o poi dovremo rifarla assolutamente. Beh, sì. Questa è solo una, capito? Che chiameremo i Paiellas. I Paiellas. Ormai Saverio, sappi che siamo i Paiellas. È così. Quindi un saluto da Irene Caramliones, che oggi è la star, la guest star. Esatto, di Radio Passeggiata. Lorenzo D'Amario, grazie. E il suo Nerdology, ovviamente. Grazie. Poi c'è Dario Strinati con se stesso. Con me stesso. Esatto. e poi... E c'è Emanuele. Tornerai. Sì, io tornerò prima Tornerai con una serie di pezzi, di dischi. Magari facciamo una cosa più approfondita anche sugli Iron Maiden. Variamo. Sì, perché tanto... Sì, ma variamo. Dai Pink Floyd, dagli Iron Maiden. Esatto. Poi, magari anche De André per cambiare. Con voi faremo i Tool, no, ovviamente, certo, i Dream Theater, troppe ce n'è, capito? 30 secondi, l'altra sera sono andato al Brancaccio di Roma a vedere la PFM canta De André. Sì. Ecco, adesso. E ragazzi, è stato qualcosa di fantastico. Vogliamo sapere. Con 18 ancora in forma. Ma certo. E hanno fatto un signor concerto, ovviamente, la BFM. Givas, insomma, è un nome e una garanzia. Esaurito. Va trapanato lo Givas, stomaco, sempre in gran forma con la sua tenuta da viandante sul corso d'acido con occhiali da sole giacca antivento. Però ragazzi, che dire, fantastico, grande concerto, immagino, bello, bellissimo. Marco, quindi non so se ancora hanno altre date a breve, se ancora durerà, e se avete modo invertito, prendete i ticket. Pochi giorni fa poi sono stati al Lyric. Sono stati al Lyric il giorno dopo, che era lapsus. Ok, vabbè. Sono a Brancaccio, poi sono stati a Torino, se non sbaglio, il giorno dopo. Ok. Cioè ieri, credo. E non so le altre date quali sono, ma se avete modo e la PFM suona vicino a voi, andate, perché è uno spettacolo da vedere. E ci sarà anche un pezzo con una piccola sorpresa che non vi dico, per non spoilerare il tutto. Allora
aspetto che tu me lo dica appena tiro giù il microfono, esatto. Sono troppo curioso di sapere. Quindi i Queen con Hammer to Fall, ci si vede giovedì prossimo, stavolta ufficialmente, a meno che non torniamo stanotte tipo così a sorpresa. Sì, esatto. Simone ci dà le chiavi, Simone. Buchi, no? Appena ci sarà un buco, noi vedremo. È detta così, è veramente sì, ambigua. Veramente ambigua. Allora, magari andremo a tappare pure il buco nero. Continuo a vederla ambigua. Beh, hai molta fiducia in te stesso. Bravo, ragazzi. Comunque. Bene. Allora, giovedì dalle 16 alle 17 Rewind, dalle 17 alle 18 Nerdology. A tutti voi un buon divertimento e un buon ascolto qui su Radio Passeggiata e un grande saluto dai Paellas. Questi sono i Queen con Hammer to Fall. Ciao! Your body became